Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un brand che a me piace tantissimo, mi sono sempre trovata molto bene e è un brand di farmacia, cioè si trova nelle farmacie e parafarmacie e niente, non è altro che un brand francese e vi voglio parlare appunto di Caudalie. Caudalie è un brand che io amo tantissimo, tantissimo per le creme, per i solari, per i prodotti per il viso, quindi per qualsiasi cosa. E amando questo brand ho deciso di fare un acquisto invogliato in particolar modo da una cosa. E adesso vi mostro quello che ho comprato. Oltre al solare, quindi all'olio solare protezione 30 che non ho qua a disposizione da mostrarvi, ma che comunque è un solare che illumina anche la abbronzatura, non la rende quella abbronzatura scura, ma piuttosto dorata, vi voglio far vedere gli acquisti che ho fatto per quanto riguarda la persona, o meglio per il corpo e per il viso. Partiamo subito. Allora, la cosa, iniziamo col dirvi che ho comprato questo bagno schiuma al tè de vigne che mi incuriosiva, eccolo qua, tantissimo e volevo provarlo in tutti i modi perché ho sempre sentito parlare bene. È una profumazione veramente molto buona, buonissima, fresca, delicata, non vedo l'ora di provarla, non ho ancora provato nulla perché prima di provare questi prodotti volevo farveli vedere e parlarvene con voi. Questo bagno schiuma sono, non ricordo adesso il costo, 200 ml di prodotto, non ricordo quanto io l'abbia pagato, però mi è stato venduto, diciamo, dato insieme a questa bellissima, adesso questo lo appoggio un attimo, pochette in tela di Caudalie, che è abbastanza capiente, vedo che insomma non è abbastanza capiente. All'interno appunto mi è stato dato con questa pochette che trovo molto fine, molto elegante e anche molto utile. Poi sapete l'amore che io ho per le pochette, per cui quando mi hanno proposto questo bagno schiuma che mi avrebbero regalato una parola grossa, me l'avrebbero venduto insieme a questa pochette, ho detto subito di sì, sia per la pochette ma sia perché veramente avevo voglia di provare questo bagno schiuma. Non so bene ancora cosa dirvi in merito, se è buono o non è buono, però vi darò le recensioni vere e proprie quando avrò provato tutti questi prodotti. Adesso ero così entusiasta di farveli vedere che non ho provato ancora nulla, quindi questo è uno insieme alla pochette. Poi ho voluto comprare alla fine, perché anche qua erano anni che ci giravo intorno, questa maschera Instant Detox di Caudalie. Allora, questo è un pack bellissimo, io ritrovo con questo tappo di bambù, di legno, ne ho sempre sentito parlare molto bene di queste maschere, queste costano sui 20 euro, questo me lo ricordo, 20 o 22 euro, di preciso no, però sono 20 euro. Questa ho scelto tra le varie maschere una maschera detossinante, questa qui è, allora, va bene per qualsiasi tipo di pelle e... niente, vediamo, c'è scritto pulisce le impurità e restringe i pori, quindi anche questa curiosa veramente di provarla, non ancora, vedete, ancora sigillata, non l'ho ancora provata, ma anche qua vi darò poi le recensioni successivamente, ma mi fido ciecamente di questi profumi, di questo brand, mi piace veramente tanto. La cosa per la quale ero partita con l'acquisto di qualcosa di Caudalie, poi mi sono lasciata prendere la mano, è questa acqua di bellezza, Eau de Beauté, acqua di bellezza appunto di cui ho sentito tantissimo parlare. Io ne ho presa nella confezione piccolina, chiamiamola travel size, perché sono quella grossa sono 100 ml, questa qua invece sono solo 30 ml di prodotto. Questa ne ho sempre sentito parlare da tantissime persone, da tantissimi sul web, ma anche su Instagram, insomma ne parlano veramente bene. Non l'ho anche questa ancora provata, però ha una profumazione, mamma mia, buonissima. Non ve la so descrivere, molto fresca, molto delicata. Questa qua adesso vedrò anche l'utilizzo di come utilizzarla, ma veramente mi... Scusate la mia accecamento, però allora c'è scritto acqua di bellezza, lisciante e illuminante.
Adesso vedremo poi anche qua come e quando utilizzarla, ma sono veramente contenta perché di questa ne ho sentito parlare molto molto bene. Era il motivo per cui ho fatto le compere. Poi ho preso anche qui invogliata un po' dal pack, un po' da voler provare un po' di tutto, ho preso questo kit. Eccolo qua, kit, anche questo in un'altra pochettina, in questo caso trasparente, o meglio garzata qua davanti, anche questa sempre in stoffa, e all'interno è un kit, diciamo, da viaggio. Ci sono delle mini size, questo è, come vedete, è lo stesso, il bagnoschiuma Tè de Vigne, però ho detto non mi interessa, anche se l'avevo già comprato, già l'avevo messo, diciamo, nel carrello. E ho voluto provare le altre travesales che adesso vi vado a mostrare. Allora, un po' difficile, non ho ancora, ripeto, aperto nulla se non. Ok, eccole qua. Abbiamo, come abbiamo detto, il bagnoschiuma, ok. Poi abbiamo, questa è un'acqua micellare, anche di questa ne ho sentito parlare bene. Io non è che utilizzi molto le acque micellari, ma questo non vuol dire che non mi possa iniziare ora con quella di coda lì. Poi quello che mi incuriosiva, vabbè, qui abbiamo lo shampoo, qui abbiamo uno shampoo doccia, quindi vabbè. No, scusate, shampoo delicato, scusate, ma io non ci vedo se non metto gli occhiali. Uno shampoo delicato, quindi curiosa di provarlo. Questa è una crema corpo, anche questa qui. Sono tutti sigillati, quindi. E questa è la crema viso, che anche questa mi incuriosiva tantissimo, di Vino Source, quindi molto delicata, molto fresca. Questa era uno di quei prodotti che volevo provare, quindi testare. Quindi questo kit mi piace tantissimo, potrei benissimo portarmelo quindi in ferie, quindi quando. Però adesso vediamo un attimino, sono tutti prodotti che al 0% di, senza parabeni, senza, quindi anche senza, cioè senza texture, come si dice, insomma, sono senza parabeni. Non vedo l'ora di provare, questa è la pochettina, anche questa magari li metterò dentro qui, vediamo un attimino, ma anche questa non so, ero curiosa, sono così entusiasta di parlare di questo brand che non mi vengono le parole, perché so che è un buon, buon prodotto, un buoni buoni prodotti. Questo è quello che io ho acquistato, però mi sono stati dati degli omaggi, e anche qua altro che omaggi. Allora, in questa, chiamiamola simil pochette, anche questa sempre di stoffa, bellissima anche questa qua, all'interno di questa. Allora, abbiamo due prodottini che sono, allora, due, no, tre, ecco, infatti mi sembrava. Abbiamo questa crema resveratrolo, crema quindi cashmere, per la liftante per il viso, eccola qua, questa qui che effetto liftante, resveratrolo. E poi due, eccoli qua, sono anche qua, aspettate un attimo. Questa che qua sono il siero e, mamma mia, oh, proprio non ci vedo. Questo è il siero, vabbè, e qui fino a qua ci siamo. E questo è, mamma mia, no, non riesco a vedere, ragazzi. È un'altra crema, no, eccole qua. Queste e questo è un kit della stessa, della linea Resveratrol. Resveratrol. Troll, giusto, crema cashmere redensificante. Non riesco a parlare stamattina, è vero che sono neanche le 8, però ragazzi, questi, quindi questo kit mi è stato dato, ma è soprattutto in questa bellissima pochettina. E poi questo sempre in omaggio, quest'altro kit che veramente bellissimo, solo il pack, anche questo, eccolo qua, dove abbiamo il balsamo labbra che io avevo già negli anni scorsi provato, e questa qui che è la crema al rose de vigne, crema mani, eccoli qua. E questi sono proprio gli omaggi che mi sono stati dati, quindi non ho, già, tra l'altro queste qua sono, il balsamo è proprio la classica confezione, e anche questa crema mani sono 30 ml di prodotto, e questi sono stati proprio gli omaggi dopo l'acquisto, ci mancava anche quello.
che mi hanno dato. Quindi sono contentissima di iniziare quindi finalmente a provare questo brand, anche se, ripeto, lo conosco, non ho provato tantissime cose, però mi sono sempre trovata bene. L'anno scorso avevo preso, per esempio, in questo periodo, il siero antimacchia abbinato poi alla crema solare e nulla da dire. Poi ho provato, mi sembra, il tonico viso, quindi molti prodotti li avevo già provati. Mi sono sempre trovata benissimo e adesso ho voluto fare un acquisto un po' più importante. Sono stata un po' così magari veloce o non tanto precisa nella descrizione, perché sinceramente, non avendo ancora provato nulla di questo, non so darvi bene le informazioni. Quindi proverò questi prodotti e successivamente ve ne parlerò una volta testati, una volta provati. Quindi niente, a questo punto io vi saluto, vi do un abbraccio, un bacio e ci vediamo al mio prossimo video, e buona giornata a tutti.